tempo di assemblea legislativa questa mattina in regione, con un denso ordine del giorno. Varie le interrogazioni, tra le quali quelle del gruppo Lega, in merito ai danni all'agricoltura causati dai cinghiali, di Tommaso Bori sulla necessità di un potenziamento del personale sanitario a fronte della nuova ondata di contagio, di Vincenzo Bianconi sulla tutela delle persone anziane non autosufficienti e maggiormente a rischio ospiti di centri diurni, strutture residenziali e semiresidenziali, di Andrea Fora circa le misure adottate dalla Regione in favore delle imprese e delle aziende per l'emergenza coronavirus e di Thomas De Luca e Fabio Paparelli sulla ristrutturazione e completamento della struttura denominata ex milizia. Ad essere però particolarmente attese le comunicazioni della Presidente Donatella Tesei in chiusura di assemblea circa il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Non ci sono nemici, ce n'è soltanto uno che è il virus, ha detto in esordio la governatrice, spostando subito il discorso sui vari dati della regione, preoccupanti ma in linea con quelli delle regioni più colpite dal virus, come lo è l'Umbria. I casi attualmente positivi in regione sono 10.198, con un incremento di 7.500 casi in soli 20 giorni. I ricoveri sono 424, quasi 300 negli ultimi 20 giorni. In terapia intensiva i casi sono 64, mentre il tasso di letalità è dell'1,29%, basso rispetto alla media nazionale. Al piano di contenimento approvato dal decreto rilancio del governo potrebbe aggiungersi un ulteriore piano di salvaguardia per poter al meglio gestire ed ampliare la capacità di risposta Covid negli ospedali ora fortemente sotto pressione. A tale proposito, ovvero con tale piano, saranno incrementati i posti in terapia intensiva che passeranno rispettivamente dai 127 preventivati a 140 e triplicare gli 80 posti di Covid hotel attualmente attivati. Rientra in questa ulteriore fase emergenziale l'ospedale militare in corso di realizzazione al Santa Maria della Misericordia di Perugia, con i 34 posti di degenza Covid e i 3 posti di semi-intensiva, nonché quello da campo che verrà realizzato come da programma della giunta regionale. Ad oggi le terapie intensive attivate sono 111 su 127, con 9 attivabili in 48 ore, mentre 59 di 62 sono quelle semi-intensive che possono arrivare fino a 74 unità. I posti letto Covid sono 477 su 576. La Presidente ha concluso con l'appello alle forze politiche della regione, auspicando nel massimo clima di collaborazione e nello sforzo comune dovuto ai cittadini.